Pronti? Questa di stamattina sarà una puntata assolutamente travolgente. Oggi che giorno è, Jessica? Oggi ho Oggi è dimenticato. 28 marzo, Ma buongiorno a va, tutti e benvenuti a buongiorno. Mattino 6. E allora che c'è da raccontarmi su questa data? Ho un po' di chicche che vi andrò a svelare. Spara, Infatti, ragazza. il 28 marzo del 1910 Henri Fabre diventa il primo uomo a volare su un idrovolante presso Martigues in Francia, mentre nel 1930, proprio oggi, a Costantinopoli ed Angora cambiano i loro nomi rispettivamente in Istanbul e Ankara, o Ankara che dir si voglia, mentre nel 1939 termina la guerra civile spagnola. Il generalissimo Francisco Franco conquista così Madrid. Però adesso, insomma, ci spostiamo da tutti questi fatti storici e ci andiamo a divertire con un video che, diciamo, è il preludio di questa puntata, che si chiama appunto Gatti Matti. Vediamo. Buongiorno, la nostra dolce sigla che ci introduce a questo appuntamento di mattina. Siamo ora alle 8:05. Che giorno è, Jessica, oggi? Di giovedì 28 marzo 2013. Wow, non ci posso credere, si avvicina la Pasqua. Stai programmando qualcosa o ne parliamo domani? Forse è meglio parlarne domani, non vi voglio anticipare niente. Wow, assolutamente. Sarà invece la nostra sigla assolutamente calma, invece la trasmissione sarà molto scoppiettante. Innanzitutto perché parleremo di eccellenze, eccellenze della nostra regione che a noi piace far conoscere e capire qual è la loro storia e soprattutto qual è il segreto che c'è dietro un'eccellenza. Stiamo parlando del Consorzio Citra. Buongiorno, è il presidente Buongiorno. Di questo consorzio, Valentino Di Campli, 40 anni ma non li dimostra. Sì, 40 anni, un percorso lungo, ma in realtà oggi un consorzio che si mostra veramente giovane perché è la formula vincente per gli anni attuali e per Lei non prossimi. È nato in Bottaia, no? Però in campagna sì. In campagna sì. E dopo ci spiegherà perché di questa tradizione, questa forza, lo ricordiamo, siete un'azienda leader, un consorzio leader, mettiamola così, e dopo capiremo qual è il segreto di questo successo. Jessica, non sei sola questa mattina, a parte il fatto che abbiamo qui il fenomeno. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti, buongiorno amici di TV6. Siccome i bambini sono in vacanza, Vittorio questa mattina sono potuto venire. Sei potuto
potuto venire. Oppure ho potuto venire. Poi dipende dai punti di vista. Non sei venuto solo, ci hai portato la moglie del Tordellone. Buongiorno. Stellina. Con la st di Steramo. Stellina. Proprio una gran bella ragazza questa qua. E pensare che ieri sera un uomo. No, sta a dieta pure. Sta pure a dieta. La salute, frega. È scesa a 43 kg. Sì, sì. Però, un successo. Una pelosa, una baffuta sempre piaciuta. E ieri sera invece dove eri? Ieri sera eri maschio, di la verità. Ieri sera ero maschio a San Benedetto e ho vinto il talent show marchigiano e impersonavo Piqué. Chi è Piqué? Il corridore di macchine? Il giocatore del Barcellona, il marito di Shakira. Beata a te. Magari. Ah, un giorno un giorno la donna. Sarà, mi sa, una mattinata molto intrigante. E tra poco ci raggiungerà in quella sedia accanto alla tua Letizia Marinelli, perché alla consigliera regionale di parità, proprio questa storia della impossibilità di favorire e quindi mettere sugli stessi blocchi di partenza uomini e donne per entrare all'interno di in questo caso dell'assemblea regionale, proprio non è venuta giù all'indomani della nuova legge che è stata approvata. Ne abbiamo diffusamente parlato ieri e l'altro ieri, e quindi con lei cercheremo di capire quali sono le ragioni della consigliera di parità, perché è così delusa e amareggiata. Eccola qui, sta per venire ad accomodarsi. Buongiorno Letizia, puoi parlare comunque anche se stai arrivando. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Eccoti qua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, una cosa che però la devo chiedere alla Peacock: come è abbigliata questa mattina? Benissimo, come sempre. Ci ha tradito, lo sai che però. Io ho un occhio di riguardo per la consigliera, perché insomma è un ospite sempre gradita qui a TV6. C'è da dire una cosa in particolare. La dottoressa Letizia Marinelli indossa sempre delle scarpe da urlo. E questo ve lo dico, insomma, anche come ospite di Bistro 2.0. Quindi, insomma. Però stamattina ci ha tradito. Meno aggressiva, noi di solito preferiamo il rosso. Vabbè, insomma. Ci arriviamo. Vediamo un po' la nostra Celestina. No, Stellina. Celestina, troppo pulita. Non mi cambiare nome alla mia Stellina. Assolutamente. C'ha una scarpa, no, da urlo. Da sturbo. C'ha le scarpe da convulsione. Mondiale. Una cosa assolutamente terribile. Allora, Jessica, ti cedo la nostra consigliera di parità, perché hai qualche domanda da rivolgerle prima che entrare nel merito di questa legge che proprio è rimasta qua. Assolutamente. Sì, io fondamentalmente... Tra l'altro è una brava mamma. È una bravissima mamma e sicuramente una bravissima moglie, insomma, non ne dubitiamo. Anche perché la vediamo... Hai portato un ospite, c'è cioè un'accompagnatrice con due meravigliose trecce, non le possiamo inquadrare, fuori campo. Come sì, perché oggi è chiusa la scuola allora, e lei aveva piacere. Anch'io sono qui. Che cosa fai nella vita? Racconti. Guido o scuola, bus. Allora, non ci crede nessuno quando ti guarda che guido, ma zitto che tu sei matto. Anche perché i suoi talent, ecco, mettiamola così, quelli che studiano per prime le canzoni che realizza, chi sono? I bimbi. E quando fanno Rosina, dammela, e che cosa vuoi? La cioccolata. Normale. Allora, abbiamo appena visto, lei se l'è perso ma glielo racconto, il video tutorial per realizzare dei rustici. Li condiamo con del meraviglioso vino rosso che ci ha portato il presidente di Cipro, Valentino Di Campli. Eccolo qua, possiamo anche inquadrarlo, guarda un po'. Iniziando a parlare di cibo e volendola prenderla per la gola, qual è il suo piatto preferito? Guardi, ci sono delle cose che a me fanno veramente impazzire, una tra queste è la crema catalana. Oh, andiamo sul dolce. Come l'accompagniamo il dolce? Con un moscato. Faccia nome e cognome, può farlo, non abbiamo problemi. Facciamo pubblicità a tutti, quindi non abbiamo c'è problema. Spumante dolce, un frizzante dolce, un muscardello. Va bene?
è una donna che preferisce il dolce, lei si sposa bene, si sposa bene. Beh, oddio, la crema catalana per me mi fa un certo effetto. Come dire. E invece sappiamo come conquistare l'attenzione della Letizia. Piano piano ce la stiamo lavorando. Non chiedo assolutamente a Vittorio qual è il suo piatto preferito. Ma magari poi mazzarelle. Ci arriviamo. Mazzarelle. E qui invece ci sta bene il rosso, il rosso tosto, sì. Assolutamente. Stellina, il tuo piatto preferito? Ci buttiamo su una salsiccia e patate. Non è delicatissimo. Il brodino vegetale, il tuo. Minestrone. Minestrone. Invece, vabbè, sappiamo che lei è una grandissima appassionata di politica e diritti sociali, ma la sua più grande passione? Oltre alle scarpe, chiaramente. Ci sono stati molti sport che in passato mi hanno preso molto. Mm-hmm. Uno tra questi, ho fatto per molto tempo il karate, ho fatto per molto tempo il nuoto e ultimamente sono appassionata di vela. Bello, è una donna sicuramente molto attiva e da quello che conosciamo anche molto, diciamo, energica e determinata, soprattutto una grande sostenitrice delle proprie opinioni, come è giusto che sia. Ma qual è la parte del suo carattere che esce di meno? Probabilmente la mia dolcezza. Perché insomma il suo lavoro forse non glielo permette di tanto. Coltello in mezzo ai denti. Sì, sta in consiglio, sai dove sta in Piazza Unione la sede del consiglio regionale? No? Certo. Lei ha l'ufficio al quarto piano, se non sbaglio. Sì, quarto piano. E fa su e giù, su e giù, su e giù, corre dietro. O no? Sì. È una vita molto dinamica, ecco perché è perfettamente in forma, al di là della vela. Sempre come le noi. Scale. Come i nostri ospiti. Ovviamente, vedi? Ovviamente. Seguo tutto il giorno. Da Olimpiade la forchetta. Il suo peggior difetto? Probabilmente il peggior difetto è che qualche volta sono eccessivamente aggressiva, mm-hmm. ma lo divento nel momento in cui le persone si comportano in maniera scorretta. Okay. È una cosa che non sopporto. Mm-hmm. E questa cosa, che probabilmente in politica è di abitudine, uno, non l'accetterò mai come una cosa che possa modificare il mio modo di essere. E due, questa cosa ha questa reazione in me che divento eccessivamente aggressiva. Okay. E se l'altro ieri si fosse trovata all'interno della sala delle micrici in ciclo all'Aquila, cosa avrebbe fatto quando... Un voto palese? No! Ma sicuramente il fatto di non aver fatto un voto palese la dice molto lunga sulle persone che stiamo parlando della legge elettorale, dove avrà visto un emendamento che avrebbe introdotto, anzi diversi emendamenti, tra sì. i quali uno che avrebbe garantito una maggiore presenza di donne nei talk televisivi come questo o quant'altro in campagna elettorale. E l'altro sedute in consiglio. E dopo chiaramente una doppia rappresentanza di genere, sì. ovvero nella scheda elettorale ci sarebbe un elettore avrebbe potuto dare la preferenza ad un uomo e una donna, sì. oppure solo una donna, oppure sì. solo un uomo. Sì, ecco, questa non è passata. Sì, questa non è passata. Questa non è passata perché probabilmente i consiglieri attualmente e prevalentemente tutti uomini qui al Consiglio regionale si sono spaventati molto che tra gli emendamenti che sono passati della legge elettorale c'è stata questa forte riduzione dei consiglieri stessi. Allora si sono fatti un attimino due conti e pensando che probabilmente l'introduzione della doppia preferenza di genere avrebbe portato molte donne e quindi molti posti se ne sarebbe vantati. Dati. Quindi già li dovevano ridurre prima, figurarsi che le dovete anche le donne, mamma non mia. Era pensabile che i consiglieri avrebbero votato positivamente per la doppia preferenza di genere, cioè io non è una cosa, anche malgrado la speranza che io avessi, non è una cosa reale, razionale. Però quello che veramente è un brutto comportamento è aver fatto il voto segreto, perché ognuno può avere una propria opinione, ma deve avere la faccia per portarla avanti. Valentino Di Campli, lei voterebbe una donna? Assolutamente sì. E la conquisterebbe con quale vino? Con quale vino? Imbarazzante. No, sicuramente un Montepulciano, il Montepulciano, il Caroso che oggi ho voluto portare perché è il vino che poi
esprime molto il carattere nostro degli abruzzesi. Il Montepulciano, che è molto diverso dal Montepulciano toscano, e grazie al cielo finalmente è stata certificata e santificata questa diversità. Io c'ho un mito che mi fa impazzire. Cosa, il Montepulciano? No, il Cabernet Sauvignon. Ah, vabbè, però anche in Abruzzo lo tirano fuori che è una meraviglia. Sì, sì. Non lo chiedo assolutamente. C'è un Cabernet Sauvignon in Abruzzo che è veramente buono. Noi invece abbiamo Vittorio che non può bere perché porta il pulmanino. Guarda come sta depresso. A me invece piace tantissimo il tavernello. Chic muerto. Quello, diciamo, retrogusto che ti uccide. Invece, molto più seriamente, Citra, l'altro giorno, il 26 marzo, avete celebrato i 40 anni. Una storia. E quali sono i numeri, se li ricorda, se no li ho scritti io, non ci sono problemi, di Citra 40 anni dopo? Beh, sono dei bei numeri, sono circa 30 milioni di euro, 28 milioni di euro di fatturato, con 18 milioni di bottiglie che esportiamo per il 65% in giro per il mondo. Siete il primo esportatore, se non sbaglio? Siamo, sì, il primo esportatore di vini d'Abruzzo siamo tra l'altro leader in diversi mercati al mondo, tra cui ad esempio Canada per il vino rosso, non solo Montepulciano ma vino rosso in generale. Quindi non ci fate fare brutta figura, visto che mantenete la clientela, assolutamente. Ma noi siamo convinti di no, altrimenti il mercato non è... Punisce. Sì, punisce. Se non, ricordiamo, 9 cantine sociali, 3.000 soci, 6.000 ettari, un terzo dei vigneti d'Abruzzo. E poi stiamo vedendo questa meravigliosa bottaia. Giusto, ho detto bene, no? È la più grande per dimensione nella nostra regione, una delle più grandi del centro-sud. È un po' il vostro orgoglio? Sì, sì, decisamente, ma non solo, perché la bottaglia poi è forse il luogo più affascinante, lì si arriva dopo un percorso che parte dalla campagna e che i soci con grande passione fanno in modo che le uve siano poi la materia prima principale con cui i nostri enologi, i nostri tecnici riescono a ottenere un vino all'altezza. In cantina e poi anche dentro la bottaia e nell'imbottigliamento non dobbiamo far altro che mantenere la qualità che poi la natura ci ha dato. Allora, in Abruzzo abbiamo la materia prima che è fondamentale, no? E tra l'altro è davvero un nostro punto di forza. Come diceva lei, non devi far altro che accompagnarla in questo viaggio fino al nostro bicchiere, al nostro calice. E questi passaggi sono cruciali, ma ci sono delle produzioni così elevate che vi consentono anche di diversificare la produzione. Certo, la nostra forza è esattamente questo, 3.000 soci, abbiamo un'organizzazione molto complessa ovviamente. Beh, non è semplice. Gestire 3.000 soci con 6.000 ettari di terreno in quasi tutta la provincia di Chieti non è oggettivamente semplice, però grazie all'organizzazione siamo riusciti a far sì che questo che poteva essere un punto debole l'abbiamo trasformato in un punto di forza, perché poi... La qualità si ottiene, come dicevo, in campagna e lo ottengono i nostri soci. Quindi la qualità che hanno il dovere compito di tenere i vigneti come Dio comanda, esatto. La deraspatura e quant'altro. Tutto quello che, insomma, sono tutte quelle che sono le tecniche che ci sono state tramandate dai nostri genitori, dai nostri nonni, ma insieme alle ovviamente tecniche acquisite grazie anche agli studi e alle professionalità, gli agronomi, gli enologi che oggi in Abruzzo ne abbiamo di validi in tutte le nostre cantine, oggi riusciamo a monitorare dall'impianto dei nostri vigneti, una famosa anche pergola abruzzese che per tanti anni è stata anche oggetto di, diciamo, di... C'è la pergola, sì? Sì, l'80-90% dei nostri vigneti è pergola abruzzese. Poi abbiamo anche i filari che sono stati, diciamo, sponsorizzati per tanti anni come un ottimo impianto. Tra l'altro, ecco, stiamo vedendo il vostro sito che è chiaramente molto ben curato, a noi ci piace sempre rilanciare questo, no? Non sì, c'è sì, sì. Nella maniera che se state in tutto il mondo il sito è fondamentale.
E abbiamo anche da poco, da insomma qualche mese, 7-8 mesi, anche un sito e-commerce attivo, molto ben organizzato, che viene utilizzato. Domanda cruciale: il vino si fa in vigna o si fa in cantina? Si fa in vigna si fa in vigna. Poi però in cantina non bisogna combinare danni. Esatto, in cantina bisogna essere organizzati bene per fare in modo che il prodotto, il gran prodotto, l'uva che arriva venga trattato nel migliore dei modi. Ovvio che l'enologo, i cantinieri, tutti i tecnici che gli ruotano intorno debbono saper fare in modo tale da non rovinare quel prodotto che è stato lungo tutto l'anno cresciuto dai vignaioli, dai nostri 3.000 vignaioli. Allora, piccolo sondaggio, lo preferisci barricato o no il vino rosso? 3? Lo preferisco 1. Buono. Mamma mia, cioè, tagliamolo in due sto bimbo. Non arrivo a questo tipo di aspetti perché dopo arrivo da lei. Letizia, lo preferisco barricato, anche se ci sono ovviamente dei vini non barricati che hanno una consistenza dei barricati. Caspita, questa qua parla sofisticato. Prego. La domanda 3. Chiedimelo. Barricato o? O non barricato, vedi tu come lo... A pranzo barricato, a cena non barricato. Mamma mia. Anche se non so che cosa... Jessica, hai fatto proselitismo. Posso fare la... Prima abbiamo Stellina qua che voleva sapere. Stellina, tu come... Barricato tutta la vita. Forever. Bellissimo. A questo Jessica? Punto dovete spiegarmi cosa significa. Allora, le barrique sono delle piccole botti da 225 litri, se non sbaglio, che venivano utilizzate in Francia per portare il vino in Inghilterra, che era il più importante importatore di vino. Okay. Il vino che restava all'interno a queste barrique prendeva un sapore particolare, giusto? Ho detto cavolate? No, assolutamente. Musica. Poi, come si riconosce un vino barriccato da uno? Però io sono abbastanza critico, perché il vino molto buono, secondo me la barrique la abbassa di livello, come eleva la gradevolezza di qualche vino, tra virgolette, un po' appiattisce, mettiamola così. Però siccome qualche anno fa andava decisamente di moda, allora barriccavano tutto, il vino barric. Però grazie al cielo di recente mi sa che stiamo uscendo da questo... Si sono bucate le botte. Piccole botti, Francia, Inghilterra, sto facendo chiarezza. Sì, perché poi devo fare anche io qualche domanda tecnica, perché io da ignorante sono molto giovane, non ho ancora avuto modo di studiare. Allora, bene, velocemente parliamo con di questa. Lei baricco o non baricco? Ma a questo punto l'ho condizionato. No, dipende. Sì, sì. Sicuramente non molto a barricche, perché come dicevi bene... Queste botticelle erano facili per essere trasportate, ecco, perché poi è diventato uno standard. Il sapore del vino naturale, così come può essere, viene un pochino, diciamo... Modificato dal legno, perché sì, il legno poi imprime una sua... caratteristica e il vino barricato sa molto di Barrique, per favore. La tendenza attuale ha un ritorno. Un ritorno a un po' di barrique, ma poco, perché poi dipende anche dal tempo. Sì, assolutamente. Però in Abruzzo siamo avvantaggiati, se vogliamo, perché la materia prima, come diceva prima, è davvero di così elevata qualità. Il Montepulciano, parliamo del Montepulciano, perché poi i bianchi difficilmente hanno passaggi in barrique. Ci sono dei bianchi, il nostro Laus Vitae, che addirittura fermenta in barrique, però sono situazioni molto più limitate. Ah, io non sono un esperto, sono un abile consumatore di vino. Prego. Io volevo fare un gioco con il nostro presidente, un gioco barra mi aiuti. Allora, io le dico dei piatti e lei mi consiglia dei vini da abbinarci. Su questo forse non sono la persona più indicata, perché io sono... perché lei è presidente, tecnico, però non è sommelier, però più o meno. Non voglio essere. Allora, quello che abbinerebbe lui a quei piatti. Okay. Facciamo così che non è detto che sia... Assolutamente, però è un consiglio. Ci dice la sua. Linguine, funghi e salsiccia.
Linguini e Fungus, un Aulicus, un Montepulciano, vuole la, il nostro vino o un vino in generale? No, no, il suo, il suo. Il suo il vino. Grigliata di pesce. Grigliata di pesce, un cuoco e pecorino. Le virtù, visto che siamo più o meno nella stagione. Le virtù, un bianco, un trebbiano. Mentre con un brasato? Con un brasato un cerasuolo. E con risotto alla milanese? Risotto alla milanese, una passerina. Ok. Quindi e con lo tordellone? Il tordellone pure una passerina, ci sta bene. Allora, qui... passerone. Giustamente. Guarda, la nostra stanza. La stanza. La stanza. Armadio a tre anni. Allora... Diciamo che showman, il fenomeno, sì, dopo, il fenomeno. Dopo ci spiegherà perché fenomeno, sì. Però sei venuto qua a presentare anche al grande pubblico di Mattino 6 il nuovo brano. Il nuovo brano, è una il parolaccia, titolo, brano no? No, brano, pezzo. Il pezzo. Il pezzo. E il tordellone. Mm. E sono due, diciamo... Lei è la moglie del tordellone. Stellina. Stellina con la St di Teramo. Oh, sì, con la St di Teramo. Il tordellone sta a dormire ed è la storia di un marito e una moglie. Oh, ci hai fatto una video, un videoclip? Sì, un video bellissimo ho fatto. Allora dobbiamo guardare insieme? Sì. Oh, Gilberto, ci fai vedere il tordellone e ricordati che ci sarà anche una situazione danzante, non solamente anni 80, qui nel nostro studio. Anche con Jessica? Anche, no, io Jessica non la conosco, assolutamente. Il tordellone. Ho paura. Profumata, ti chiesi di andare all'altare e tu già volevi allattare le nostre giornate in montagna e le nostre passeggiate in campagna, ma solo dopo tre mesi mi dai il buongiorno così. Chiamasti per parlare, amore mio, mi devo confessare. Ti dissi, amore, apri il tuo cuore, son pronto a sentirti anche per ore. Marito mio, non ti incazzare, ma tu non mi hai fatto sognare. Per tutta la vita ho avuto un compare, perché tu non sapevi amare. Però te l'ho anche confessato, è grave quello che ti ho fatto, ma almeno ora sei un bel cerbiatto. Allora sai cosa facciamo? Se vuoi ti dico ti amo. Amore, son tempi di magra, se vuoi ci pensa il Viagra. Oh.
Mamma mia che splendore, questa bimba si chiama Ilaria ed è il gioiello, la perla, non la nuova conduttrice del TG6, della nostra Letizia. Buongiorno Letizia, buongiorno Ilaria. Anche se non è l'unica. Perché? Non è l'unica, salutiamo Lorenzo a casa che... Ciao Lorenzo, siamo qui. La mamma invece deve parlare ora di cose serie, sì. perché le ha dato particolarmente fastidio questa vicenda della legge elettorale in cui praticamente le istanze sue, del mondo femminile, delle politiche donne, delle consigliere donne, praticamente sono state mortificate. Perché? Allora, innanzitutto perché era una grande chance per l'Abruzzo avere la possibilità di modificare la legge elettorale e di introdurre queste quote di genere. Innanzitutto perché le quote di genere hanno funzionato in altre regioni come la Campania, per cui con i numeri siamo passati da un 3,5% all'11% di rappresentanza delle donne all'interno del Consiglio regionale. E quindi era una chance che è fortemente voluta dall'Unione Europea anche da parte di persone che si dichiarano non particolarmente sensibili a questo discorso delle quote, e sto parlando della vicepresidente della Commissione Europea, la Reding, la quale appunto ha dichiarato: non mi sono simpatiche le quote, ma le reputo necessarie al fine del raggiungimento di un obiettivo. Ma quello che io vorrei dire è che purtroppo il problema grande è legato al fatto che sono le donne stesse, sono le persone con le quali si parla normalmente, che hanno grosse difficoltà a comprendere questo discorso delle quote, perché ci si nasconde dietro ad un principio che sembra di ampie vedute, nelle quali si dice le donne intelligenti, le donne brave non hanno bisogno di quote, e anzi un modo di non rispettare la loro bravura. Però ecco, sono io vorrei di partenza dire, che ecco, sono diversi. Ecco, io vorrei dire qualcosa perché mi sono trovata sempre nel contatto che cerco anche con le persone, proprio l'8 marzo in un luogo dove ho cacciato questo discorso per interagire con il pubblico, ed è stato sconvolgente. 10 interventi, 9 donne hanno detto no, non sono d'accordo, per cui il problema è grosso, è fortemente, è una questione culturale. Allora io vorrei spiegare un attimino questo discorso delle quote. Allora, le quote danno le pari opportunità, danno la possibilità che le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini, e siccome i dati statistici, la storia, le questioni fino ad oggi in Italia ci insegnano che le donne non sono rappresentate e quindi non accedono ad un livello decisionale né ad un livello politico, e quindi c'è quella segregazione, si chiama verticale, abbiamo necessità, limitatamente a un tempo stretto, di introdurre queste quote di genere nel momento in cui si è andato un pochino ad appianare la situazione. Certo, l'ideale sarebbe al 50%, ma io dico pure un attimino ad appianare la situazione, ovviamente le quote non hanno ragione di esistere. E quindi io spero molto che questo cambiamento si modifichi nella mente delle persone. È ovvio che fino a quando ci sono... Non è sufficiente quella introduzione comunque della rappresentanza di genere all'interno di ogni lista, quindi dei candidati, non superiore al 60% tra senso maschile. Assolutamente no. Perché è una farsa. Assolutamente no, anche perché poi è stato pure tolto il listino, e se vediamo in passato il listino ha facilitato l'introduzione delle donne, allora siamo tornati ancora più indietro qui in Abruzzo. Io ritengo che è assolutamente una presa in giro, però vede, fino a quando ci saranno delle persone anche di una certa statura che si permettono, e mi riferisco a Battiato, che si permettono di poter dire certe cose, di poter utilizzare certi termini nei confronti delle donne, e li utilizzano in un senso pubblico, allora innanzitutto... A maggior ragione se è un'istituzione, tra virgolette, piuttosto che... Innanzitutto io richiamerei l'attenzione all'utilizzo di certi termini e di certi modi di far politica, e non solamente perché posso avere le orecchie delicate, perché ovviamente ci sono i bambini che ci guardano, e se ci sono le persone che se ne escono utilizzando certi termini costantemente, e avete capito a che cosa mi riferisco, scusate ma
stiamo tornando veramente indietro. E mi riferisco a Battiato, ovviamente, come a certi movimenti politici che hanno fatto di questo modo di vendere il pesce una cosa, a mio avviso, veramente squallida. Allora, mentre i nostri ballerini stanno recuperando il fiato, com'è andata? Devastante? Un pochettino. Cioè, Stellina siamo... è passata prima in bagno perché ha detto devo ritirare fuori due salsicce e due patate. Di ieri sera. Ma quindi abbiamo capito che sta storia del tordellone. Del tordellone. Però stronzina questa ragazza, Sì. Non lo volevi dire. Tutto pepe. Comunque la scella pezzata è meravigliosa. La scella, guarda, c'ha una non scella. Non trash, de più, noi ogni tanto recuperiamo nei nostri... Allora qui, lei è molto brava, è molto... Lui è molto bello, e cioè io e lui che ci stiamo a fare qua? Noi siamo brutti, i soldi non ce li abbiamo. Ma noi siamo per la parità dei diritti, è vero, parità d'accesso, siamo assolutamente. E siamo belli pure. E soprattutto le... Siamo belli, affascinati. Soprattutto quella. È la fine del mondo. È molto fashion. Rimani oggi pomeriggio. Curvation. Video fashion. E poi è una donna a sorpresa. E che sorpresa. Non ho capito perché il tordellone dorme molto. Bella. Allora, invece ritorniamo al buon umore, ritorniamo alle cose d'Abruzzo, squisitamente d'Abruzzo, ritornando a questo evento del compleanno della Consorzio Citra. A noi ci piace in questi appuntamenti, lo facevamo anche in precedenza, parlare di eccellenze di Abruzzo. Se uno ce la fa deve essere conosciuto, raccontato innanzitutto in questa occasione, e poi chissà, può diventare anche un modello, un progetto, un insegnamento, un modello etico, tra virgolette. Come siete riusciti in 40 anni a costruire tutto questo? C'è un segreto particolare? Io posso... E a farlo funzionare, perché siete in piena salute, mi risulta da quello che leggo. Sicuramente ci è voluta tanta anche perseveranza nell'applicazione di quelli che sono i principi di base della cooperazione, perché lavorare insieme in 3.000 è veramente difficile. Ci sono le cooperative di base, le nuove cooperative di base, che ognuna con le proprie peculiarità poi si è sviluppata nel corso del tempo, organizzandosi così come veniva meglio in ciascun territorio, perché noi abbiamo cooperative che vanno dal Vastese, da Pollutri, fino ad arrivare a Torrevecchia Teatina, passando per Lanciano, per Crecchio, per Ortona. E ognuna poi ovviamente in base al proprio territorio, in base a quello che erano proprio le esigenze innanzitutto dei soci, e poi anche delle culture, perché... Quindi non avete imposto nulla, avete semplicemente valorizzato quello che c'era. Poi a un certo punto, ovviamente, con la volontà di... perché le cantine sono nate prima, ovviamente, del consorzio, sì, negli anni 60. Il consorzio è nato nel 73 e la volontà di fare imbottigliamento, di farlo con un certo tipo di qualità, necessitava di regolamentazione. Perché noi abbiamo... Un po' perché ci sono le normative da rispettare, un po' perché c'è un mercato da aggredire. Normative, esatto, oltre alle normative una regolamentazione interna in cui si sono posti dei limiti, dei paletti, dei vincoli a ciascuna cantina, e ciascuna cantina poi in base all'obiettivo, erano obiettivi da raggiungere, in base agli obiettivi da raggiungere si è organizzata autonomamente, e oggi il tutto viaggia con la giusta fluidità. Ovviamente anche i mercati cambiano, il gusto di consumo, dicevamo prima, no? Dalla barricca siamo tornati alla purezza e quant'altro. Siamo arrivati noi oggi a produrre, siamo i primi in Abruzzo a produrre vino senza solforosa aggiunta. Solforosa è un prodotto aggiunto che serve per conservare in tutti per gli alimenti. Per non far guastare il vino. Però, gli alimenti in generale. Noi siamo arrivati anche a produrre vino. Ed è una bella sfida questa, non sembra. Sono quelle due paroline che sono aggiunte dietro nell'etichetta certe volte. Sono sempre aggiunte in tutte le etichette, tranne in questa. Però se c'è qualcuno che riesce ad evitarlo, per carità.
Esatto, e a livello di immagine richiede molto ricerca, importante. Richiede applicazione, richiede anche tecnologia, è un prodotto che è decisamente anche diverso. Chi è più anziano di me dice che ricorda tanto il vino di 50 anni fa, dove si sentiva molto, era molto più fruttato, molto più che è fondamentale, molto, anche più bevibile. Che emozione quando senti il fruttato nel vino, soprattutto. Ma poi che sul bella bianco. Soddisfazione, insomma, per tutta l'azienda. Penso, no? Sì, per tutto l'Abruzzo, perché noi comunque siamo un'azienda, un territorio, un vero e proprio territorio, perché 6.000 ettari sono un grande parco coltivato a vigneti. E Trebbiano poi, forever? O no? No, sul bianco. No, io dico Trebbiano forever o sto parlando di bianchi? Di bianchi sicuramente il Trebbiano è poi il Trebbiano d'Abruzzo ha caratteristiche diverse dal Trebbiano. Gli altri Trebbiani, che è un vino da taglio, invece qui è un vino. È un vino anche, allora purtroppo anche noi abruzzesi abbiamo ancora un grande limite nell'imbottigliare il nostro prodotto, perché gran parte del prodotto abruzzese viene venduto sfuso in cisterne. Questo è un limite purtroppo del nostro ancora. Del Vabbè, nostro ma territorio. Ci sta assolutamente. Pian piano si sta migliorando da questo punto di vista e Cintra ne è un esempio concreto. No, invece volevo sapere il suo gusto personale, tra i bianchi, sai, bianchi, stanno uscendo tutto Pecorino, Passerina e quant'altro. Io preferisco il Trebbiano decisamente. Ecco, io meno male, c'è questa sintonia, bello fresco, si avvicina la primavera, l'estate, formidabile, sì, poi mentre si cucina. È un vitigno che veramente in Abruzzo dà il massimo dei risultati. Poi abbiamo insomma, anche cantine storiche che hanno portato il Trebbiano a... Ascolti, le porto anche su delle immagini che abbiamo, che ha realizzato il nostro Ivo Amletore relativamente alla festa dell'altro giorno, quando c'è stato questo convegno molto interessante dal titolo Citro insieme da 40 anni e quindi da forte senso di unità di questo consorzio, insieme per il futuro dei vini d'Abruzzo, e diventa quasi un'esortazione usare questi termini. In questo convegno è intervenuto lei, il suo vice Carlo D'Agostino, Alessandro Bocchetti, giusto? Sì, il Gambero Rosso. Del Gambero Rosso, lo sa perché Gambero Rosso dà i tre bicchieri? Dai, nessuno lo sa. Perché una bottiglia di vino come questa, ecco, prendiamo questa, il Caroso, quando si è in compagnia, ok, si beve ed escono tre calici a testa, ok? Quindi se io ho finito tutti e tre i miei calici, significa che la bottiglia è vuota. Certo, ok, e buone. Significa che l'abbiamo gradita. Se ce ne sono un po' meno, significa che ne l'abbiamo lasciato un po'. Complimenti. Oh. Sa tutto, sa. No, è preparato. Il giubbolo, vino. Sì. Il vino forever. Comunque Alessandro Bocchetti è assolutamente straordinario anche come oratore e adoratore del vino. Tu l'adori meglio molto. Poi ci sono stati due presenze internazionali, una particolarmente Angelo Cicchelli, docente dell'Organizzazione Internationale, perdonerete il mio francese, de la vigne et du vin. Osceno, vabbè, un velo pietoso, però uno che sta con le vigne francesi viene a parlare di vino qua in Abruzzo, è una bella gratificazione. Molto. Al di là del Cabernet. Però lui è abruzzese. È abruzzese. È abruzzese ed è un esperto dell'OIV ed è un docente universitario. Docente universitario. Nostro socio. E quindi? È venuto fuori, in realtà io non sapevo che era. L'ho invitato perché tra i 3.000 soci, poi non è che li conosco tutti, invitandolo mi ha detto guarda che io ho un'azienda agricola e sono socio di Cile, quindi sono contentissimo di poter partecipare a questa iniziativa. E dove c'era un tipo, il vostro rappresentante negli Stati Uniti, perché è un mercato assolutamente sì, importante. È il nostro Mike principale Petteruti. Mercato sì. Estero, Mike Petteruti è un partner da 22 anni della nostra azienda, molto consolidato. Consolidato e su cui contiamo ancora molto, perché il mercato degli Stati Uniti è un mercato tradizionale dove il vino si consuma da sempre, però in crescita, in costante crescita, dove al contrario che in Italia, dove il vino è in costante decrescita come consumo pro capite e anche come consumo totale, invece gli Stati Uniti. Nonostante tutto il mio impegno, cioè, stiamo.
Com'è? In Italia è un po' così. Un'ultima cosa, il Cabernet Sauvignon lo fate? Sì, facciamo. Perché tra l'altro sembra strano, sì, però no, diciamo per Letizia, qualora dovesse passare. È un vitigno internazionale, e anche qui in Abruzzo. Prende bene. Prende molto bene, sì. Molto sì. Bene. Jessica, a buon intenditor poche parole. Già. Si sono ripresi questi ragazzi? Anzi, questo ragazzo e questa ragazza? Sì, anzi, io che e porto ecco, anche. Ecco, perché ci devi spiegare per quale ragione ti chiami sì. Fenomeno. Anzi, perché... Allora, quando è arrivato questa mattina all'ingresso di TV6 si è presentato con questa valigetta. Sì, la 56 ore. Chi c'è da esorcizzare qui dentro? Sembrava l'esorcista del film. Invece... un piccolo pezzettino per il presidente Papa e Vescovo qui a fianco. E tutti insieme. Cos'è questa robaccia che c'è in mano? Questo che e si chiama roba, scusa, strumento roba, strumento over. Musicale okay. Che si chiama la dubot. Ma scusa, ma quando dubot... sei sull'autobus con i bambini la mattina come fai a portarlo dietro? E non lo posso portare altrimenti i bimbi non vanno a scuola. O guido o suono. C'hai un fan particolare, lo vogliamo salutare? Il figlio sì. Di Maurizio Brucchi, Brucchino. Il Brucchino, bacione, amore mio. È vero, è vero. Al grande Filippo. Volevo fare un piccolo pezzettino al presidente. Vino, vino, eccolo qua. Vino, vino, e tira campa. Dai, e invece? Vorrei. Vorrei coprir la tua... Vabbè, facciamo dopo. No, allora ti alzi. E spiego perché sono Vittorio il fenomeno. Perché sei il Vittorio il fenomeno. Perché, come noi diciamo a Teramo, prete di poca messa non lo manda nessuno e savante da esso. Ecco. Poi che lo spieghiamo in italiano. No, siamo molto abruzzesi, penso, nel pubblico. A parte, suono dietro alla schiena. Davvero? Sì. Sono... da dietro, suoni da, sì, che... sono suoni da sono dietro, la mi porti è quella che è. La faccia è quella che è, quindi. Suoni da dietro, mi porti una stellina con la barba, io mi comincio sì. A preoccupare. Comunque, sì, sono che per la... magra, lasciamo magra, perdere. Magra. Posso? Lei che mi mantiene il microfono, Stelli? Sì, oppure... Stelli, no, tengo io. Allora, anche se le sto dietro non si offende, no? Opla! Di qui. Vengo dalla parte opposta. Sì. Qui. Fenomeno costui. Non applausi, ma opere di bene. Opera di bene. Però c'è qualcuno che ti ha battezzato il fenomeno. Il grande Costanzo. Maurizio Costanzo, sì. Un uomo di a stanza Canale 5, come te. Andai là e mi disse, tu sei Vittorio il fenomeno, perché suonavo. E io sai che cosa che così dici? Siamo due, anche tu sei un fenomeno. Al grande Costanzo, che saluto. Ok, il motivo era... Sì. Dai, il tuo tormentone. Sì. Un incubo. A notte che mi chiama agente. Le persone. Alle 3, alle 4 della mattina. Perché questa canzone è una canzone particolare, Cicirinella, si chiama così? No, Cicirinella che teneva. Ah, quindi quello è per esteso. Quello, presente i titoli dei dischi, no? Mm-hmm. Cicirinella, apri parentesi, che teneva. Punto. Ok. Punto. È una canzone in progress, non finisce mai. Sì. Ogni giorno annualmente. Cicirinella teneva. Cioè il pubblico, no? Che teneva. Che teneva l'altra sta sera... Cicirinella, non siamo riusciti mai a capire. No. Un sacco di cose teneva. Sì. Le teneva. Cicirinella teneva l'utore, si chiamava Cornadore, quando passava tremava la terra, era l'utore di Cicirinella. Che delicatezza. Per quanto sta pazza come me, che mi chiama alle 4 della mattina.
Cicirinella teneva, teneva, che teneva? Adesso io non posso dire che cosa gli ho detto. Meglio, però immaginate voi. Che delicatezza. Sì, sì. Oh. Ascolta, a te ti piace molto suonare dal vivo. Sì, live. Il, tuo... il 20 siamo a Giulianova, a Piazza Bozzi, il 20 di aprile, giusto? 20 di aprile. E ci sono io con la mia band, che ne siamo 10, sì. Cioè è basso, chitarra, fisica e fisarmonica. Il Tordellone e la moglie del Tordellone. Il Tordellone è quello con... Quello così. Quello cornuto. È delicatissimo. No, cornuto no. Quello con... Ho capito. Quindi e quindi state preparando una tournée, sì, per tutta l'Abruzzo? Com'è? Per tutta Abruzzo, a Roma anche, andiamo a Campobasso, che giriamo. Dov'è che ci capiscono? Diciamo che non è che ci capiscono da tutte le parti, però fanno bravi, bravi. Francesco a Roma che vi ha invitato, no, lasciamo perdere, sì, un velo pietoso. Grande non papa. È assolutamente il caso. Ci abbiamo le battute conclusive, Jessy. Vogliamo chiedere al nostro amico, cioè 40 anni, avete altri 40 anni da affrontare? Non mi uccida per una domanda marzulliana, ma... ma io credo di più, però intanto ci stiamo attrezzando, ci siamo attrezzati per i prossimi 40 anni, sì, sì. E l'altro ieri, in questa bellissima festa, c'è stato tutto quell'entusiasmo necessario per affrontare un momento di passaggio, perché 40 anni in generale in una... tutte le aziende sono normalmente un momento di passaggio generazionale, e anche nella viticoltura abruzzese in questo momento c'è bisogno di un passaggio generazionale. Molti vignaioli sono anziani e stanno passando il testimone. Negli giovani come sono? I giovani negli ultimi anni non si sono molto avvicinati all'agricoltura, perché tra l'altro nonostante il vino luccichi molto, in realtà la redditività del lavoro in campagna era scesa tantissimo. Nell'ultimo anno, ecco, perché diceva per esempio in termini di export è uno dei settori che regge meglio, in termini di redditività ci sono degli interventi legislativi che favoriscono... Non ce ne sono più, in realtà il vino, come in tutti i settori dell'agricoltura, soffre. Sono stati molto assistiti negli anni passati, negli ultimi anni... E quindi diventa strategico il mercato, competere e essere sul mercato internazionale. Sì. Anche perché spesso e volentieri, sì, la concorrenza, anche nel vostro caso, non è che sia il top della correttezza. Voglio dire, comunque, in ogni caso, il mondo è talmente grande, ormai è globale e si deve competere dappertutto, dove le forze anche di altri continenti, dall'Argentina al Sudafrica, vengono fuori in modo importante, e bisogna competere per fare in modo che il nostro prodotto venga apprezzato, perché è vero che la base c'è, il prodotto è buono, però poi bisogna farlo conoscere e bisogna fare. Vede perché non ne parliamo? Perché certe volte noi non ci rendiamo neanche conto anche dei prodotti. Spesso l'assessore regionale Febbo esorta a consumare olio abruzzese, vino abruzzese, sono così buoni che non ce ne rendiamo neanche conto, e poi non è vero neanche che siano più cari, anzi no, spesso e volentieri il rapporto qualità prezzo. Però quello che oggi molto conta nel vendere il prodotto è anche la provenienza, cioè bisogna vendere oltre che il prodotto anche il territorio, perché sembrerà strano, ma quando comprano vino negli Stati Uniti piuttosto che in Germania o in Cina, bisogna comunicare molto il territorio da cui proviene il vino, e noi su questo dobbiamo lavorare molto in Abruzzo. Noi abbiamo invitato nella festa dei 40 anni anche molti giornalisti internazionali, sono venuti e sono rimasti sbalorditi dal nostro Abruzzo. Conoscere, la conoscenza diretta, va bene internet, è sempre la cosa migliore. Anche perché su internet il vino non si beve, si purtroppo guarda solamente. No. Peccato! Il sapore. Neanche il sapore. Invece, tornando alla nostra Letizia Marinelli, aprile dolce dormire oppure dopo Pasqua l'attendono nuove sfide? Io secondo me penso che non deve mollare la nostra consigliera, no? Io è un periodo che ho veramente molti impegni. E quindi mi piacerebbe molto dolce dormire e staccare, ma ci sono diversi impegni e diverse questioni che sto seguendo e che presto mi auguro di presentare anche qui, e quindi
niente dolce dormire. Niente dormire. Vabbè, ma comunque la ritroveremo presto per venire a presentarle qui questa cosa. Un piacere. Ogni promessa è debita. E ci sarà anche l'opportunità di portare Lorenzo. Sì, la prossima volta tocca all'altro cucciolo. All'altro cucciolo. E l'ha già t'ha scartato, mamma. Ah, ecco, è volta. Ah, sì, è il prossimo cucciolo. Questo cuccioletto. Noi invece per questa volta ci spariamo il caroso, che ha i suoi bei 14 gradi da Montepulciano abruzzese che non disdegnano, e lo accompagniamo con un meraviglioso agnello. So che adesso gli animalisti mi odieranno, ma io purtroppo adoro questo piatto. Lei mangerà il virtù e mazzarelle. Lei a pranzo cosa si mette? C'ha qualche anticipazione sul pranzo? Andrò fuori quest'anno. Ho capito. E ti affiderà a Napoli e quindi vedremo un attimino quello che propone lo chef. Letizia, cosa metti a tavolo da Pasqua? Qualcosa hai già anticipato? Ma sicuramente agnello al sugo. Agnello forever. E quindi un buon ragù di agnello, insomma. Va un buon bene. Sugo di agnello. Io vi ringrazio per essere stati qui in nostra compagnia. Grazie Jessica. Grazie a te. Tomorrow. Grazie a tutti quanti gli ospiti. Presto torneranno a trovarci Letizia Marinelli di Campli, il presidente del consorzio CISA. No comment. Aspettiamo il prossimo singolo e soprattutto una nuova esibizione dal vivo. Voi, ci vorrebbe una voi. Trasmissione solo per te. L'unico problema è che sei peggio della sveglia di mattino 6. Sì, è vero. E sta bimba. E questa bambina? Questa cucciolina? No, lasciamo per. Non si è fatto la ceretta. Vi lasciamo, non vi mostriamo perché vi vogliamo bene e bisogna iniziare nel migliore dei modi la giornata da affrontare. Dai, coraggio, la Pasqua si sta avvicinando. Arrivederci, a domani.